Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Napoli e Torino. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. La gara. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Posizione irregolare però. Qui siamo di fronte a un fuorigioco millimetrico. Lancio lungo del portiere. Ljajić. Iago Falche. Belotti. Belotti! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gioca con un pallone lungo. Mario Rui. Lorenzo Insigne. Mertens. Belotti. De Silvestri, palla in avanti verso il compagno. Ljajić. De Silvestri. Iago Falche, palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Insigne conserva il possesso del pallone, ha la possibilità di andare verso la porta. Conclusione, e c'è il gol del Napoli. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. La mette sulla sinistra. Belotti con il lancio sulla fascia. Il gioco riprenderà con la rimessa dal fondo. Lorenzo Insigne. Mario Rui. Prova a salire sulla fascia sinistra. Allan. Mario Rui. La gioca a sinistra. Jorginho. Iago Falche. Poco più di 15 minuti a riposo. La mette in avanti. Reina sbroglia la situazione. Devia di testa. Il palo salva il portiere. Callejon. Ha già lasciato il segno oggi. Mertens. La mette sulla sinistra. Ljajić allarga il gioco a destra. Tocco morbido. Prova il tiro. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Prova la giocata del... Qui deve tirare. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Salta e colpisce di testa. Ha fallito una clamorosa occasione.
Baselli prova la verticalizzazione. Il Torino fa fatica a mantenere possesso della palla in questo momento. C'è il tiro, bel tiro, sul quale peraltro si chiude il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo, che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che se... occhio al tiro! Gol! Rete importantissima! Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Il Napoli può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Prova il filtrante. Può andare. Può colpire. E c'è ancora un gol. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. 3-0 dunque. Belotti. Allan prova a giocarla in profondità. Vede la porta. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Mertens la gioca sulla destra. Ansaldi scodella in avanti. Iago Falche cerca un compagno. Pallone filtrante a superare la difesa. Ci mette la testa. E solo il grande intervento del portiere evita il gol. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Attenzione al tiro. Mertens in fuorigioco. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare prima. Forse ha voluto dare alla squadra la possibilità di reagire sul campo. La reazione non c'è stata e giustamente ha cambiato. Belotti. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, il campo è un'altra cosa, però insomma. Ottimo intervento. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Palla di occhio alla conclusione. Hamsik! Che rete di Hamsik! C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale. Stanno dominando. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. E loro è un dominio assoluto. Baselli la gioca a sinistra. Vuole la profondità. La mette in profondità per il compagno. Baselli recupera un pallone importante. C'è Lorenzo Insigne. Riesce ad intercettare. Baselli. Belotti. Finisce così. Non c'è più tempo. Una vittoria nettissima. Con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Che partita ti è sembrata, Luca? Una delle caratteristiche di questa squadra è saper